ritenuto un eroe di guerra per le sue azioni che lo contraddistinsero nel 1943 con lo sbarco americano in Sicilia, una tragica battaglia durante la quale emerse il coraggio del brigadiere Santo Arena. Questa mattina ricordato nella sala Coinè del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, alla presenza del comandante regionale Sicilia della Guardia di Finanza, generale di divisione Fabrizio Cuneo, del vicepresidente della provincia regionale di Catania Ruggero Razza e del comandante provinciale della Guardia di Finanza Etnea Francesco Gazzani, dove si è svolta una breve ma significativa cerimonia durante la quale è stata consegnata al dottor Salvatore Arena la croce al merito di guerra alla memoria del padre, brigadiere Santo Arena, caduto eroicamente durante il secondo conflitto mondiale il 16 luglio 1943 a bordo di una nave ospedale americana a seguito di ferite mortali riportate nella notte tra il 9 e 10 luglio in un conflitto a fuoco contro le truppe statunitensi che si accingevano a invadere la Sicilia. Arena, al comando della pattuglia che perlustrava il litorale di Gela, fu il primo a percepire strani rumori provenienti dal mare e ad aprire il fuoco contro i nemici nel buio fitto della notte. La pattuglia subì un micidiale fuoco di risposta proveniente da molte navi della Marina americana che si accingevano allo sbarco, che porterà poi alla firma dell'armistizio dell'8 settembre dello stesso anno. Il sottufficiale, ferito gravemente, fu successivamente catturato e medicato frettolosamente dagli americani, fatto prigioniero e imbarcato con altri feriti sulla nave ospedale per essere trasferito nel Nord Africa. Durante il tragitto, il 16 luglio del 43 appunto, il povero Arena, a seguito delle gravi ferite, moriva e la sua salma, secondo il rito marinaresco, fu inabissata in mare nel canale di Sicilia. L'eroico militare delle Fiamme Gialle, servitore della patria, a seguito della morte ha lasciato all'età di 50 anni la moglie Rosalia Antronaco e 4 figli in tenera età, tra cui il piccolo Salvatore che all'epoca aveva appena 6 mesi. Dopo circa 70 anni il dottore Salvatore Arena, spinto dall'affettuoso ricordo del genitore di fatto mai conosciuto, ha compiuto una certosina ricerca storica con il sostegno del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Museo Storico del Corpo e dell'Associazione Sicilia Antica, ricostruendo così la tragica vicenda vissuta dal padre. La notte del 9 luglio, praticamente, siccome la Guardia di Finanza aveva compiti di controllo della zona costiera, insieme a 3 suoi commilitoni era vicino al pontile di Gela. Sentirono dei rumori particolari. Mio padre aprì il fuoco con un fucile. Per tutta risposta, dopo qualche secondo ci fu un uragano di fuoco che lo investì a lui e a Mario Vitale, che era un appuntato di Caltagirone. Ferito gravemente, ebbe la forza di trascinarsi verso i giardini pubblici. Nella prima mattinata viene fatto prigioniero dai Rangers americani. Giorno 16 praticamente viene trasferito su una nave ospedaliera. Alle 14:40 del 16 luglio, per le ferite riportate, la salma, come era la prassi allora durante la guerra, viene inabissata nel canale di Sicilia.